Amici di Chioggia Azzurra, siamo venuti alla presentazione del campionato Under 16 femminile nazionale che si svolgerà proprio nella nostra città, 30-31 maggio, 1 e 2 di giugno, nelle varie palestre di Chioggia Sottomarina. E a fare gli onori di casa c'era il sindaco, Giuseppe Alessio. Senz'altro è stata un'occasione, ed è un'occasione che questa regione è importantissima per Chioggia perché ospita la finale nazionale, Under 16 femminile, quindi insomma tutte le finali nazionali sono cose importantissime perché pongono Chioggia alla ribalta dell'intera nazione. È un'occasione bellissima, io non posso che ringraziare la FIPAV che ha scelto Chioggia per che sia la sede di questa finale nazionale, non posso che ringraziare il Volley Chioggia e l'assessore Girotto che si è molto impegnato perché questo evento potesse realizzarsi e tutti coloro i quali hanno collaborato affinché si potesse questa mattina inaugurare un evento di così grande rilievo per Chioggia. Ho invitato le ragazze, gli accompagnatori, i genitori a visitare la nostra città, già qualcuna di loro ha detto che evidentemente è arrivata ieri sera, che ha avuto l'opportunità di fare una passeggiata per Chioggia, è bellissimo così come sappiamo, speriamo lo possa diventare ancora di più. Sono convinto che saranno 3 giorni di festa, di gioia, così come è normale per tutti gli eventi di sport. Lo sport è festa e gioia, e siamo convinti che sarà così anche in questa occasione. Di motivazioni, tra l'altro, in questo fine settimana per visitare le nostre città ce ne sono parecchie, la Laguna di Venturieri, la Regata di Due Porte della Navale, ma torniamo a parlare di pallavolo, ma soprattutto di palazzetto dello sport, perché noi abbiamo fatto un'anticipazione ancora una decina di giorni fa, sembra che siano arrivati questi soldi, stiano arrivando questi soldi per Sì. l'ultimazione del palazzetto. Ma sembra di sì, adesso è chiaro che attendiamo che tutto venga formalizzato e confidiamo che si possa Se possiamo dare dei presto. tempi, ecco. Sui tempi, insomma, verifichiamo. Io sono sempre molto prudente per quanto riguarda i tempi perché insomma, quando vengono annunciati di questi tempi è assolutamente complesso che ci siano risposte adeguate, ecco, e conformi a quanto viene dichiarato. Penso solo alle attese che abbiamo rispetto alle risorse che devono arrivare da Roma per quanto riguarda i soldi di legge speciale, risorse che attendiamo dal luglio 2011. In quel contesto si diceva sarebbe stato indispensabile un solo mese perché arrivassero in cassa i comuni di Chioggia, li attendiamo ancora. Quindi di questi tempi è giusto essere prudenti rispetto all'indicazione di tempistiche varie, insomma. Comunque io confido che prima possibile anche questa realtà possa essere. Prudenti ma fiduciosi. Ma sempre fiduciosi, io credo che nonostante le difficoltà assolute nelle quali ci stiamo muovendo, io credo che la fiducia e l'ottimismo ci debbano essere sempre. Io sono sempre sereno e ottimista e confido che i tempi futuri possano essere migliori di quello attuale. Grazie. A voi.